Salve a tutti, sono Francesco Marangoni, il direttore generale della Eufoton Laser Medicali. Vi diamo il benvenuto dal congresso di medicina estetica di Roma del 2012. Presentiamo oggi in anteprima un nuovo strumento che è l'ultimo laser frazionale portatile di nome Atton e le altre apparecchiature laser e IPL Eufoton. Insieme alla linea laser portiamo oggi in anteprima anche la Eulight Plus, l'ultima evoluzione delle luci pulsate portatili dotate di un sistema di raffreddamento ad acqua che dà la possibilità di avere degli ottimi risultati per quanto riguarda il fotoringiovanimento e l'epilazione. Insieme alla linea dei laser vi sono anche degli interessanti accessori che aiutano lo specialista vascolare o dermatologo o chirurgo plastico nell'utilizzo dei vari manipoli e delle varie fibre che accompagnano tutte le metodiche laser. Presentiamo oggi in anteprima l'ultimo apparecchio laser di Eufoton, Laser Medicali Italiani. E l'apparecchio che presentiamo oggi è un 1500 nanometri, il nome è Atton, derivante dal dio della luce dell'antichità. Questo apparecchio nasce con l'intento di aiutare il medico estetico nelle procedure di ringiovanimento frazionale non ablativo, grazie ad un apparecchio scanner frazionato che dà la possibilità di impostare a seconda del grado di danno cutaneo dei protocolli diversi. Vediamo un preset iniziale chirurgico, ci posizioniamo in estetica dove lo strumento inquadra diversi gradi di ringiovanimento. Nella modalità guidato lo strumento dà la possibilità di opzionare diverse aree del volto con diversi livelli di energia richiesti. Andiamo a selezionare una determinata area e vengono consigliati dei parametri per il frazionamento con dei parametri adatti per quello che è il grado di invecchiamento da trattare. Si vede l'azione quadrata, la forma è regolabile a seconda del distretto corporeo, facciale da trattare. Un altro capitolo estremamente interessante è la possibilità di interagire gestendo diverse percentuali di riempimento. In particolare il software di Atton dà la possibilità di modificare i parametri dell'area da frazionare indicando delle diverse misure possibili di millimetri cutanei da sottoporre al trattamento attraverso un sistema di assi cartesiani XY, ma inoltre la modalità più interessante è quella di poter gestire le percentuali di riempimento e quindi la quantità dei pixel che vengono esposti alla radiazione laser. Come vedete stiamo modificando l'intensità dei pixel e quindi in tal modo si modifica anche il tipo di danno termico e quindi di ringiovanimento voluto a seconda del quadro clinico cutaneo del diverso paziente. Presentiamo ora il Lasermar 800, strumento laser infrarosso diodico, strumento contraddistinto dal colore per l'appunto rosso, che è in assoluto l'arma per lo specialista dermatologo e vascolare e il chirurgo plastico più versatile, poiché ha la possibilità di essere applicato sia transcutaneamente, quindi attraverso la cute con un manipolo esterno, che attraverso dei manipoli interstiziali, quindi attraverso l'emissione di una fibra ottica, per esempio nell'adipe
e quindi per lo scioglimento e la lisi del grasso sottocutaneo. Inoltre le fibre ottiche vengono utilizzate da diversi anni anche per la fotocoagulazione delle cosiddette vene varicose e delle varici, per arrivare oltre anche al trattamento delle cosiddette teleangiectasie e dei tanto disprezzati dalle donne capillari e quindi le venuzze estremamente antiestetiche a livello degli arti inferiori. Il menù prevede una semplice introduzione a quali sono le applicazioni principali per le quali lo strumento è stato ingegnerizzato. Un esempio sono le lesioni vascolari, dove il software dà la possibilità di scegliere quale sia la corretta lesione da trattare nel caso specifico del paziente e dà un suggerimento di quelli che sono i parametri per la fotocoagulazione corretta della specifica lesione vascolare. Siamo a presentare ora il Lasermar 500, uno strumento laser portatile a 532 nanometri, ideale per quanto riguarda i trattamenti vascolari e pigmentati e il fotoringiovanimento, dotato del nuovo software intelligente che dà la possibilità all'operatore di scegliere in modo rapido la tipologia di lesione da trattare attraverso un menu principale e dei sottomenu per ogni singola patologia ed indicazione. Scegliendo la singola patologia andiamo ad ottenere un'indicazione di massima di quali siano i parametri più corretti nel caso di una teleangiectasia facciale, dove lo strumento indica la modalità di azione più corretta, quindi pulsata, una potenza consigliata, un tempo di emissione consigliato e un numero di impulsi consigliati. A questo punto è sufficiente dare il messaggio di pronta emissione. Una volta selezionata la modalità preimpostata, che l'operatore può facilmente modificare attraverso un software intelligente, si dà il segnale di pronta emissione. L'emissione avviene attraverso un manipolo cosiddetto transdermico, attraverso il quale si ha l'opportunità di scegliere la grandezza dell'area cutanea da trattare semplicemente ruotando questa ghiera, che si comporta come uno zoom ottico di una macchina fotografica, con il quale l'operatore può andare a ottenere dei risultati diversi in termini di penetrazione e di dosaggio energetico per ogni singola indicazione medica. La peculiarità di questo strumento è quella di godere di un menu intelligente, dettato dalla possibilità di scegliere una modalità assistita ed una personalizzata. Quella assistita presuppone una minore conoscenza degli argomenti dal punto di vista medico e delle applicazioni possibili attraverso il trattamento con questo strumento a luce pulsata. I quattro capitoli principali di applicazione sono il fotoringiovanimento, l'epilazione permanente, il trattamento delle lesioni vascolari superficiali epidermiche e le lesioni pigmentate sempre a livello epidermico. Attraverso questo software si ha la possibilità quindi di essere, tra virgolette, intervistati dallo strumento sulla scelta del fototipo del paziente da trattare ed una modalità di problema cutaneo, se lieve o avanzato, e quindi un dosaggio energetico diverso a seconda dello stato di salute cutaneo del paziente sottoposto al trattamento. Vi è la possibilità di modificare tutti i parametri del trattamento, quali il numero di impulsi da emettere, la frequenza espressa in hertz, l'affluenza espressa in joule su centimetro quadro, chiaramente unito al colore del filtro attraverso il quale
si sta lavorando.